Stasera, quando sono tornato da Xamil, nel tardo pomeriggio, quando sono rientrato dal mare, quelli che mi hanno seguito stamattina sanno che ci sono andato col bus, ma dalla fermata dell'autobus alla spiaggia c'era 1,5 chilometri quasi da fare a piedi. Io non ho preso lo scooter proprio per farli tutti questi chilometri a piedi, perché sto mangiucchiando e quindi per cercare di limitare i danni, di camminare il più possibile. Comunque, quando sono risalito mi sono perso, non riuscivo a trovare la strada per arrivare sulla strada principale per prendere il bus. Ho visto due signori e locali, e si vedeva che erano locali, e gli ho chiesto: scusate, in inglese, sapete dov'è la strada per andare? Quello mi ha guardato e ha detto: perché devi andare a Saranda? Sì, anche noi, vieni. Noi napoletani siamo sempre un po' sospettosi, nel senso che ci abbiamo sempre paura che ci vogliano fregare, che ci vogliano rapinare. Però me l'ha detto con tanta gentilezza. Io sono salito in macchina e ci sono andato. Mi hanno accompagnato fino a Saranda, abbiamo parlato, loro sono muratori, lavorano nell'edilizia, vengono spesso in Italia, infatti parlicchiavano italiano, lavorano ad Alessandria in Piemonte. E mi hanno praticamente portato qui su questa strada che sto percorrendo adesso, e poi io da qui me ne sono tornato a piedi in albergo. Sono stati gentilissimi, gli ho chiesto: metto la benzina? Mi ha guardato come per dire: non è proprio il caso. E bisogna stare molto attenti, però certe volte bisogna anche lasciarsi portare dall'istinto, e l'istinto mi aveva detto di andarci in macchina con loro. Voi che dite, ho rischiato? Fatemi sapere nei commenti.